Amici di Enjoy Television, sta arrivando la stagione estiva e stagione estiva è sinonimo di mare, quindi siamo venuti nel negozio monomarca a rischio abbigliamento, ma dove se non a Jesolo, in Piazza Mazzini, per vedere tutti i look dell'estate 2011. Amici di Enjoy Television, estate è sinonimo di mare, noi siamo venuti a Jesolo in Piazza Mazzini, con noi c'è Alessia, buongiorno Alessia. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, questo è il negozio monomarca di rischio di Jesolo. Alessia, mi devi aiutare, noi abbiamo detto siamo quasi in estate, noi ragazze abbiamo voglia di spogliarci, è risaputo, come ci si deve vestire a Jesolo per un aperitivo? Dimmi qualcosa. Beh, allora se vuoi possiamo proporvi questo vestitino in tonalità beige, sono delle tonalità che comunque quest'anno vanno molto, beige, il fango, le varie fantasie, comunque un vestitino corto, un vestitino per la spiaggia, per l'aperitivo, quindi questo è un po' velato, quindi per voi, insomma, per l'estate di Jesolo è questo quello che ci vuole. Beh, ma perché tra le altre cose, Alessia, io ho sentito dire che qui a Jesolo c'è lo spritz hour, non l'happy hour, ma lo spritz hour, quindi mi è sembrato di capire che le ragazze vanno in spiaggia, direttamente dalla spiaggia vanno a fare questo aperitivo, giusto? Sì, giustamente. Quindi non bisogna essere proprio elegantissime per l'aperitivo. No, un abito sopra il costume, ecco, questo è quello che viene richiesto dai giovani. I tessuti che Rischio propone sono cotone, quindi tessuti freschi, sì, Alessia? Sì, sì, esattamente, freschi, comunque ci sono delle trasparenze quest'anno che si usano molto, quindi insomma qui c'è tutto. Alessia, però sappiamo benissimo che c'è aperitivo e aperitivo, no? Ci sono gli aperitivi un po' più sprint, un po' più sportivi, poi ci sono gli aperitivi un po' più elegantini. Questa sera un aperitivo elegantino, Alessia, aiutami. Allora, per l'aperitivo un po' più elegantino proponiamo questo vestitino qua, che è doppio, molto trasparente, corto, allacciato un po' nella vita, un po' stretto nella vita, e per un aperitivo ecco un po' elegante, dopo eventualmente da finire insomma la serata o comunque ad andare a mangiare una pizza o in ristorante, è molto una cosa molto richiesta quest'anno. Io, Alessia, vedo tante trasparenze. Sì, quest'anno sì, si usano molte trasparenze, rose si usa molto, maxi abiti sempre del genere, insomma un po' di voile, accessori, sì, molti accessori che comunque Rischio tante volte coordina già con l'abbigliamento, e quindi insomma una ragazza è già comunque vestita molte volte senza l'accessorio in più, ecco, viene già incorporato. Se io volessi abbinare a quest'abito una borsa, una bella pochettina, potremmo magari abbinare a questo capo, sempre diciamo nelle tonalità magari fango o comunque nel beige, ecco, comunque una borsettina piccolina. Alessia, prima mentre ci stavamo organizzando per questa avventura insieme, stavo buttando un po' l'occhio, stavo guardando. Io ho visto un vestito che secondo me potrebbe anche andare per un aperitivo, però voglio il tuo parere. Che sarebbe questo? Questo vestitino qua, già l'anno scorso era la rouge, era una cosa molto in voga, quest'anno è stata riproposta, la rouge comunque con un po' di pizzo, ha comunque una buona lunghezza, sempre comunque con un costumino sotto, è molto ecco, appetibile, non serve diciamo insomma accessori incorporati, è già comunque completo, ecco così. Ecco. Questo me lo consiglieresti per un quale tipo di aperitivo? È comunque un aperitivo in spiaggia, questo qua, sì, su dalla spiaggia, e insomma come copricostume, ecco. Allora, più che aperitivo, magari proprio come copricostume, un copricostume un po' più sfizioso, sì, no? Sì. Non il classico copricostume, no, un po' più sfizioso. Perché comunque ha già delle forme, un po' tagliato sotto il seno, comunque mette in evidenza il seno e dopo va giù anche un po' più svasatino.
Alessia, io ho visto indossare una borsa a una ragazza, mi è piaciuta tantissimo, un motivo un po' etnico, con il manico in legno. Sì, questa borsa qua, molto, molto colorata, che viene proposta anche nel tema poi del marrone, e è comunque una borsa fuori in tessuto, dentro in paglia, molto capiente, molto leggera, perché comunque ha dei manici in legno molto leggeri, e comunque è una borsa, ecco, che viene molto richiesta per la sua grandezza, che comunque viene abbinata sia, diciamo, a questi vestitini molto sfiziosi, sia comunque a un jeans, a una cosa molto da giorno, ecco. Insomma, questa è, Alessia, la classica borsa che io definisco da Mary Poppins. Ci sta di tutto, no? Possiamo usarla in qualsiasi occasione, una borsa così. Sì, sì. Tante comunque la usano, insomma, anche le ragazzine per andare a scuola, e quest'anno si usano addirittura molto a scuola. Sì, questa è la moda, insomma, di metterci i libri in queste borse. A scuola non si andava così, però, quando ci andavo io, Alessia. No, solo zaini. Non funzionava così. 45.